Prima di sposarmi avevo 6 teorie sull'educazione dei figli. Adesso ho 6 figli e nessuna teoria. Non parlo di me, altrimenti lei avrebbe problemi coi conti. Noi abbiamo 3 figli e non sto citando neanche un autore recente, sto citando un autore del XVII secolo, John Wilmot, e poeta di corte del re Carlo II d'Inghilterra. Penso che chiunque abbia avuto a che fare con l'educazione di figli propri o di altri possa condividere questo pensiero di Wilmot. Io personalmente lo condivido profondamente, tanto che ho sempre rifiutato di parlare di educazione, soprattutto di educazione dei figli, ma di educazione in generale, perché da quando sono diventato padre ho capito che le teorie dinanzi alla vita non reggono. Però questo è stato un po' un facile rifugio per molto tempo, quindi pensare che tanto non sono fatto per l'educazione, ogni tanto ci chiediamo e ci diciamo chi ce l'ha fatto fare, non siamo fatti per essere genitori. Con la vita di coppia più o meno siamo riusciti a trovare un equilibrio, con i figli ci sono davvero delle libertà che sgorgano e poi fanno il loro percorso e tu ti trovi impotente davanti a questo teodramma che si spiana davanti a te, il teodramma di libertà create per l'infinito e tu sei infinitamente incapace di gestire. Il tempo e il Signore ha provveduto e ha fatto sì che ultimamente, oltre a varie conferenze di stampo teologico, di stampo anche di vita di coppia, di stampo nuziale, ha fatto sì che mi trovassi a parlare sempre più spesso di educazione, educazione dei figli, ma anche educazione dei giovani. Anzi, sono stato anche convocato al seminario preparativo per il Sinodo dei Vescovi, quindi ormai un po' più di un anno fa. Nella mail del Cardinal Baldisseri c'era una frase che mi ha fatto un po' ridere: in quanto esperto in gioventù mi sentivo un po' un Don Bosco mancato, però ho detto se la Chiesa chiama andiamo a provvedere, forse il Signore provvede più con gli umili che con i sapienti. Ecco, dopo questa prima introduzione vorrei presentarmi, così non per volgere la parola su di me e su di noi, ma per dirvi che non parlo dall'altezza di un punto di arrivo, e penso che sia questo un ottimo punto di partenza per riflettere sull'educazione, sulla relazione, sul ricostruire una relazione con la gioventù. Il nostro discorso, questa è la seconda premessa più breve, il nostro discorso partirà più dal discorso familiare, per cui la nostra esperienza verte più sul versante figli, come giusto che sia, e a partire da questo spero di potervi dare qualcosa di utile per questo convegno. Il nostro intervento verterebbe idealmente in 5 punti. Svilupperemo di più 4 di questi punti, anche un po' per stare nei tempi. Questi 5 punti sono frutto un po' del lavoro che ho fatto negli ultimi ormai 2 anni, dove mi sono trovato più spesso a parlare di educazione dei figli, di educazione dei giovani, soprattutto educazione alla fede o educazione anche integrale. Ve li dico in anticipo, poi vedrete un po' nello sviluppo. Sono anche elementi che, senza volerlo, l'ho fatto quasi forzato, l'editore della San Paolo, Don Simone Bruno, mi ha invitato a sviluppare in un libro per la San Paolo, quindi sono un po' delle idee in fieri, il libro non è uscito, quindi non è pubblicità, e sono così: educazione preventiva, educazione feriale, di questo parlerà Camilla, educazione narrativa, e questa sarà la parte che svilupperemo più brevemente, ma semplicemente per ragioni di tempo, educazione responsabile ed educazione responsabilizzante. Penso che più probabilmente le ultime 3 ne parleremo nella seconda parte, dopo la pausa, di modo che dopo questa introduzione abbiamo almeno una decina di minuti per parlare di ognuno dei punti.
Educazione preventiva suonerà subito familiare e di casa per chi si ispira o per chi conosce la spiritualità salesiana. Mi rifaccio al sistema preventivo di Don Bosco, ma non soltanto. Cosa intendo con educazione preventiva? Vorrei presentarlo con un'analogia, l'analogia della lingua madre. Tutti abbiamo nel nostro curriculum almeno una lingua madre, poi chi ha solo quella e si ritrova solo con quella. E la cosa bella della lingua madre è che anche se metti nel curriculum conoscenza dell'inglese ottima o eccellente, la lingua madre ha una marcia in più, perché è una lingua in cui riesci a giostrarti, a gestirti, a sapere quale articolo va meglio. Ad esempio, scrivendo questo testo, ho passato il testo a lei. Ora, devo confessare che ormai il mio italiano è abbastanza buono, quindi faccio pochi errori, ma certi errori, tipo l'articolo, tipo l'espressione che ti viene più in inglese, la traduci in italiano, pensi che esista in italiano, quindi quello che in francese chiamano les faux amis, i falsi amici, perché pensi che l'espressione sia italiana, invece è inglese. Ad esempio mi ricorda alcuni miei colleghi anglosassoni che dicevano: beh, questa teoria fa senso, e lo dicevo con convinzione. Fa senso in italiano significa fa schifo, per lui è make sense, quindi ha un profondo significato, ha una sua valenza. Perché uso l'analogia della lingua madre? Perché la fede e l'educazione sono qualcosa che apprendiamo come lingua madre. E ne ho avuto non un'esperienza teorica ma molto concreta ormai da 5 anni. Insegno alla Cattolica da diversi anni, ma da 5 anni, ormai 6, insegno un corso internazionale in lingua inglese dove oltre 2/3 degli studenti sono extraeuropei, quindi extracomunitari come vengono chiamati, e di cui gran parte sono pagani. Quando dico pagani per dire non musulmani, non ebrei, ci sono anche quelli, c'è la grande sfida di parlare di teologia a loro, ma paradossalmente riesco a comunicare più facilmente il concetto e la sensibilità religiosa a un musulmano praticante, a un ebreo praticante, piuttosto a chi è senza religione. Cioè, in questi anni, penso che chi vive in terra di missione, soprattutto verso nord, tra di voi, sa di che cosa parlo, incontriamo persone che non hanno quello che Giussani chiamerebbe il senso religioso. E mi è capitato in modo particolare un ragazzo anglosassone, e lo vedevo proprio perso quando spiegavo. In più si era iscritto a metà semestre, quindi si era inserito un po' tardi. Siccome cerco di fare lezione frontale guardando le persone in faccia, sono molto percettivo verso chi è perso. E quindi dopo un po' di tempo, giusto per rispettare i suoi tempi, sono andato a chiedergli come ti stai trovando, come ti senti. E lui mi ha detto: devo confessare, all'inizio ti sentivo, dicevo, ma di che cosa sta parlando questa creatura? Cioè, sta parlando in inglese, ma non capisco nulla, cioè proprio non tocca nessuna corda della mia esistenza. E quello che mi sorprendeva di più è che c'erano persone che riuscivano a capire, magari annuivano, intervenivano. Tuttora faccio fatica a capire cos'è quello di cui parlate, però vedo come riesce anche ad essere utile, quindi mettendo anche un po' le mani in avanti disse: percepisco che possa essere utile. Ecco, parlare di lingua madre e parlare di mancanza di alfabetizzazione religiosa mi ha fatto capire e ci fa capire quanto sia importante iniziare previamente. Per cui il metodo preventivo, prima ancora di declinarlo in chiave, nella chiave di Don Bosco o nella visione di Don Bosco, è proprio questo. 2 giorni fa, 3 giorni fa ormai, ero ad Agrigento
stavo facendo una formazione alla pastorale familiare e uno dei parroci ha fatto un intervento che ha trovato in me proprio porte sfondate, non solo aperte. Dice: noi iniziamo tardi. Iniziamo tardi perché le coppie che arrivano da noi, nelle migliori delle ipotesi, sono già col pranzo prenotato, pranzo nuziale. Nelle più normali e più diffuse delle ipotesi, sono già conviventi, solitamente con figli, hanno idee totalmente diverse da quello che noi predichiamo. Ecco, arriviamo tardi. La cosa più drammatica è anche nell'educazione, arriviamo tardi. E per questo parlo di educazione preventiva che richiede da noi un'attenzione che va molto prima dell'età della ragione. Perché quando i nostri ragazzi arrivano da noi con l'età della ragione, hanno già un loro ragionamento, hanno già delle sovrastrutture, sottostrutture, infrastrutture, hanno di tutto dove questo Vangelo, questo modo di vedere nostro, risulta terribilmente estraneo, risulta fuori dal mondo, o utopico, o strano, o a volte anche, magari in chiave nietzscheana, proprio la teologia o la logica del gregge, della pecora, no? Le beatitudini percepite come Nietzsche, come prevaricazione dei deboli. Per cui abbiamo bisogno di ripartire nell'educazione da fasi previe anche all'iniziazione sacramentaria. Cioè, uno dei grandi punti di forza e di grazia della fede cattolica sono i sacramenti, e uno dei suoi grandi difetti e debolezze è il sacramentocentrismo, o il misterocentrismo, quello che vogliamo. Cioè, la nostra mistagogia, l'iniziazione al mistero della fede, parte tardi. Perché parte dall'iniziazione ai sacramenti, è finalizzata ai sacramenti, finiti i sacramenti, le persone dicono: ah, ho fatto i miei compiti, posso andare a giocare. Non vi racconto la barzelletta del piccione in chiesa perché penso, sono barzellette da preti, come si suol dire, quindi le conoscete tutti. Vabbè, facciamo un sondaggio, chi non la conosce alzi la mano. Sono tanti, è meglio che Ma sono cambiate allora le barzellette da prete. Allora, si racconta che in una chiesa condivisa come quella della Terra Santa, dove c'erano i domenicani, i francescani, i gesuiti, sono entrati dei piccioni nelle finestre alte. E oltre a sporcare, cioè erano un po' fastidiosi, volavano, a volte durante la notte si poggiavano sul leggio, sporcavano la chiesa ed erano esasperati. Per cui un giorno entra il francescano e dice: noi abbiamo una bella tradizione in tema, fa la predica ai fratelli piccioni, niente, proprio per dispetto aumentano la produzione dello sterco. Arriva il domenicano, inizia a predicare con più veemenza, dice: questa morbidezza francescana non fa effetto, predico io. Quindi gli fa una predica sull'essere infinito, sul loro essere finito, eccetera. Convertitevi e uscite da questo luogo di culto relegato solo all'Homo sapiens. Niente, proprio non ci capivano nulla. Arriva il gesuita e dice: bisogna informarvi, bisogna insegnarvi tutto. Cominciamo col rito del battesimo, arriviamo alla comunione, con la cresima ce le leviamo di turno. Ecco, questo è il sacramentocentrismo. La battuta la mostra in un volto un po' comico, ma in realtà è la realtà drammatica di tante nostre pastorali. E devo dirvi, non con orgoglio, con senso profetico, spostare la cresima da maggio a ottobre sposta l'esodo di 4-5 mesi. Bisogna cambiare mentalità, inserire in un vissuto ecclesiale, quello che dirà Camilla quando parlerà di educazione feriale, dove la ferialità è il vissuto, cioè non ci sono soste spirituali nella vita. C'è una vita spirituale e c'è una grande differenza in questo. Un altro punto che direi proprio
riguardo a questo metodo preventivo, avrei forse da dire molto di più, ma mi limiterò a tre punti, è un'analogia, l'analogia della cera morbida. È un'analogia che viene da una piccola confidenza di Santa Teresina, la fa con la sua sorella, e parla di un momento dove una loro vicina si ammala e quindi non può più prendersi cura delle piccole figlie, e aveva due figlie minorenni, piccolissime. E Teresina si trova affidataria di queste fanciulle, di cui la grande aveva 6 anni. E quindi inizia a raccontare la sua esperienza con loro, e pian piano, come da che queste bimbe non erano forse, da quel che pare dal testo, abituate a un discorso religioso, pian piano Thérèse con il gioco, con diciamo un bagaglio variegato, quindi non lezioni in aula o conferenze, inizia a suscitare in queste bambine quello che tra l'altro era presente in lei. Cioè Thérèse è una bambina che a 3 anni faceva le meditazioni dei novissimi, lo racconta nel suo diario, quindi abbiamo un esempio che non cade dal cielo, lo pensa, lo vive perché qualcuno gliel'ha dato. E vorrei tirare fuori dall'insegnamento di Thérèse due elementi che vorrei precedere un po' con un'obiezione, diciamo, con una citazione che tra l'altro amo tantissimo, di Don Bosco: l'educazione, soprattutto l'educazione alla fede, è qualcosa che viene dal cuore, e Dio ne è il padrone, per cui deleghiamo a Dio. È il nostro atteggiamento anticattolico. Anticattolico perché il cattolicesimo è fondato non sul out-out, ma l'et-et. Dio, quando parlo coi giovani così per fare impressione, dico ama i coatti, che vuol dire ama il coagire, ama agire con te. L'opera della grazia passa per noi. E questo vale anche per l'educazione. E quindi la prima analogia che Thérèse utilizza è quello della cera morbida, della cera molle. E quindi leggo questo paragrafo perché è scritto molto bene. Vedendo da vicino, scrive Thérèse, queste anime innocenti, ho capito che sfortuna era di non formarle bene fin dal risveglio, quando somigliano ad una cera molle, sulla quale si può deporre l'impronta delle virtù, ma anche quella del male. Ho capito quello che ha detto Gesù nel Vangelo, che sarebbe meglio essere gettati in mare che scandalizzare uno solo di questi piccoli. Ah, quante anime arriverebbero alla santità se fossero ben dirette. E qui arriva la risposta della genialità di Thérèse. Lei crede nell'ascensore divino, ma crede che l'ascensore divino fa uso anche delle nostre vite, del nostro contributo. Lo so, il buon Dio non ha bisogno di nessuno per compiere la sua opera, ma come permette ad un abile giardiniere di coltivare piante rare e delicate e gli dà per questo la scienza necessaria, riservando a sé la cura di fecondare, così Gesù vuole essere aiutato nella sua divina cultura delle anime. Ecco, penso che questo sia un grande monito proprio per recuperare il genio educativo. Questo genio educativo, arrivo al secondo punto, quindi saltando un po' alcuni concetti che avrei voluto condividere, li dico molto brevemente: bisogna superare l'ideologia di Rousseau, l'ideologia della tabula rasa, cioè pensare che i giovani nei primi anni non sono esposti a nessuna influenza e possiamo parlarne quando raggiungono l'età in cui possono dibattere. Quando raggiungono l'età in cui possono dibattere, condividere, riflettere, sono già imbevuti di 1000 input, di 1000 visioni. Cioè basta che guardiate un film di quelli che guardano i nostri bambini adesso e vedete quanti input, guardarlo naturalmente con occhio critico, arrivano in modo sottile, senza predica, senza muovere un bastone, proprio nella trama narrativa. Per questo anche sottolineerò brevemente la trama narrativa. E quindi noi arriviamo con una competizione incongrua.
perché noi abbiamo i nostri strumenti umani, i nostri poveri strumenti dinanzi allo strapotere della pubblicità, degli studi fatti sull'influenza, su come far passare i messaggi. E per quanto tu possa essere un grande narratore, a parte che le statistiche dicono che i genitori medi passano circa 30 minuti con i figli a settimana. I figli sono esposti a un lavoro part time e a volte full time davanti alla TV. Se non usano il tablet, fanno le loro navigazioni, sanno più di te come decrittare la tua password facciale. Vi dico solo, un po' di tempo fa, mio figlio prende il telefono della mamma e mi dice: papà, ti voglio fare una foto. Mi fa una foto e poi va lì e mette la foto davanti al mio telefono per il riconoscimento facciale. Ora, siccome gli avevo fatto una faccia un po' scema, non è stato riconosciuto. Ma pensate come arrivano. Io non ci avrei mai pensato a rubare un telefono e ad aprirlo con la foto del proprietario. E quindi arrivo all'ultimo punto. Questa parte, non abbiate paura, è stata quella più lunga perché c'erano tante cose che volevo dire, ma arrivo all'ultimo punto, il metodo preventivo. Quindi qui parlo in senso vero e proprio della riflessione di Don Bosco. Conoscete, penso tutti, un po' l'introduzione al metodo preventivo di Don Bosco. Due sono i sistemi che in ogni tempo sono stati e si usano nell'educazione della gioventù: preventivo e repressivo. Ora, per capire quello che dice Don Bosco, la cosa più semplice è andare a cercare questo metodo, si trova anche su internet. Io li declino così, questi due metodi: il metodo della costrizione e il metodo della costruzione. Perché quello che distingue il metodo repressivo, il metodo preventivo, non è che uno è permissivo, lasciate fare ai giovani quello che vogliono, cioè Don Bosco dava regole e incitava, incoraggiava a dare regole. Il punto distintivo del metodo di Don Bosco è la presenza, e di questa presenza parlerà Camilla nel secondo punto. Vorrei soltanto aggiungere un ultimo punto su questo metodo. È un metodo che si poggia su un treppiede. Chi ama la fotografia tra voi sa quanto è fondamentale che i treppiedi si sostengano a vicenda, perché tra macchina professionale e obiettivo ti partono 3-4 mila euro se uno dei piedi non regge. E penso che questo metodo preventivo abbia moltissimo ancora da dirci. Si fonda su ragione, religione e soprattutto è di Don Bosco, non mio, l'amorevolezza. Ecco, lascio la parola a Camilla per parlare di questo secondo momento. L'educazione feriale. Nel 1982 un certo Giovanni Paolo II affermava che una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata e non fedelmente vissuta. Una fede di frasi preconfezionate, di puro ornamento esteriore, quindi, che non entra nel cuore e nella quotidianità della persona, inevitabilmente è destinato a tramontare, come ci diceva Robert nella prima parte. Noi lo vediamo con i bambini, no? Soprattutto al catechismo, e sentivo anche il mormorio in sala quando appunto si dice, per quanto riguarda i sacramenti, fino alla comunione li abbiamo tutti presenti, dalla cresima in poi spariscono tutti, perché non diventa parte della vita intima e personale della persona. Cioè, credo che tutti noi che siamo qui, e vedo la bellezza dei vostri vari abiti, no? È perché abbiamo ricevuto una chiamata. Ma tutti noi riceviamo una chiamata, il punto è saperla ascoltare e accogliere. E purtroppo quello che succede oggi, per la confusione di cui siamo circondati, è che spesso questa chiamata viene proprio
viene offuscata dalle tante cose, no? I genitori vengono presi dal lavoro, vengono presi dalle varie dinamiche della vita quotidiana e quindi si tende a dare ai figli quello che, cioè, le basi necessarie, quindi il cibo, i vestiti, i giochi, e a compensare quella mancanza che come adulti uno sente perché magari è preso più dalla carriera e da altre cose, con l'assecondare i desideri di questi bambini, dimenticandoci che l'unica cosa che veramente noi possiamo lasciare ai nostri figli, e quindi qui dico anche figli spirituali, perché nel vostro caso sono anche figli spirituali, è uno solo ed è l'amore di Dio. Cioè, senza quello uno può essere miliardario, può avere tutti i beni di questo mondo, ma se viene a mancare l'unico vero bene, la persona crescerà sempre irrequieta e priva di quella serenità e di quella pace che solo da Dio può venire, no? La fede quindi deve attraversare tutta la vita, deve diventare proprio parte fondamentale della propria vita, come il respiro, cioè deve essere una cosa naturale. Non bastano perciò le parole, ma occorrono anche i gesti per poterla esprimere ed incarnare. Quando Dio si è rivelato al popolo di Israele nell'Antico Testamento e quando si è manifestato poi nel Nuovo per mezzo di Gesù, ha fatto la sua rivelazione con gesti e con parole. Così deve avvenire la trasmissione della fede anche oggi. Ma come e dove? In primis nella famiglia, poiché essa è la culla nella quale riceviamo questo dono grande, prezioso e necessario come l'aria che respiriamo, che è proprio l'amore. L'esortazione apostolica post-sinodale sull'amore nella famiglia, e qui cito Amoris Laetitia al numero 172, ci presenta un testo di grande delicatezza riguardo a questo noviziato dell'amore e dice: «I bambini appena nati incominciano a ricevere in dono, insieme col nutrimento e le cure, la conferma delle qualità spirituali dell'amore. Gli atti dell'amore passano attraverso il dono del nome personale, la condivisione del linguaggio, le intenzioni degli sguardi, le illuminazioni dei sorrisi. Imparano così che la bellezza del legame fra gli esseri umani punta alla nostra anima, cerca la nostra libertà, accetta la diversità dell'altro, lo riconosce e lo rispetta come interlocutore. E questo è amore che porta una scintilla di quello di Dio». Qui mi viene in mente una piccola esperienza che noi abbiamo vissuto 2 settimane fa, riguardo proprio a questi atti di amore che passano attraverso semplici gesti, no? Quali può essere un sorriso, un saluto, un semplice sguardo benevolo sull'altro. È una cosa molto semplice. Purtroppo 2 settimane fa è venuta a mancare improvvisamente una maestra nella nostra scuola di nostro figlio più piccolo, della materna, e la mattina era a scuola a fare lezione e il pomeriggio purtroppo si è sentita male, quindi il giorno dopo non è tornata. E cercando di comunicare questa notizia ai bimbi, perché la morte è sempre una cosa che va comunicata con verità ma anche con delicatezza, no? E ricordo che il piccolo lì per lì, insomma, non capiva tanto bene, cominciava a farmi domande del tipo: ma la maestra adesso è in cielo e quando scende? Cioè, un po' così. Il più grande, il medio invece, che l'aveva avuto l'anno precedente, la sera viene da me e mi fa: sai mamma, mi mancherà la maestra perché mi mancherà il suo sorriso. Cioè lui quest'anno non l'aveva, sono 2 anni che non l'aveva, però mi diceva: mi mancherà il suo sorriso, perché la mattina accompagnavamo il piccolo e c'era lei che ci accoglieva fuori dalla porta e non diceva nulla, c'era solo un buongiorno e un sorriso e una carezza sulla testa. Io ho detto: sì, mi mancherà quel suo sorriso e il suo buongiorno la mattina. Lì, cioè, io da adulta ho capito come
un gesto così semplice resta proprio nel cuore del bambino, no? Perché è un bambino che la sera, quando poi si affollano tutti i pensieri, torna da te e ha elaborato quello che sta succedendo e ti dice che di quella persona non mi mancherà il fatto che mi ha fatto fare disegni, lavoretti di Natale, recite, ma mi mancherà il suo sorriso e il suo buongiorno. Cioè lì capiamo veramente che dono che siamo di Dio, non tanto con le parole ma proprio con i gesti, cioè con questi piccoli gesti che restano nel cuore. Ognuno di noi può essere questa benedizione nella vita dell'altro, non con le grandi omelie, poi per carità il Signore a ognuno dà dei carismi, ci sono persone che con la parola riempiono stadi e veramente il Signore tramite loro converte e tocca i cuori, no? E ci sono altre persone che soltanto con il loro essere proprio semplice, umile, così come si è, toccano il cuore di quella persona in quel momento, con un sorriso e con un buongiorno. Tante persone purtroppo hanno una specie di impossibilità a credere nell'amore di Dio perché non lo hanno mai sperimentato nella propria vita. E qui mi ricordo un dialogo che ho avuto con un sacerdote nostro amico, al quale voglio molto bene, che lui ha avuto un rapporto molto conflittuale con suo papà, perché da piccolo, insomma, per varie vicissitudini, lui è stato affidato ai nonni, la famiglia, insomma, si era dovuta trasferire all'estero, eccetera, e quindi ha vissuto una sorta di abbandono. E lui, nonostante sia sacerdote, credetemi, è un sacerdote di Dio, perché è veramente una persona di fede, però mi ha confidato che lui ha questa difficoltà di sentire Dio padre e di vedere Dio che lo ama come padre, perché non ha ricevuto dalla sua famiglia e quindi dalle sue radici questa relazione, questo amore profondo, no? Questa sicurezza, questa tenerezza che viene dalla paternità e dalla maternità. Ecco dunque perché nel metodo preventivo, e mi riallaccio a quello che diceva Robert usato da Don Bosco, i tre pilastri che appunto ci diceva lui prima, ragione, religione e soprattutto amorevolezza, Don Bosco sottolinea questo soprattutto sull'amorevolezza, perché è la via di accesso alle altre due. Chi non è amato non sentirà ragioni, chi non è amato non sperimenta la forza e la bellezza dell'amore, e non crederà al Dio amore, perché non l'avrà mai sperimentato su se stesso. Senza l'amore la nostra esistenza rimane indecifrabile e insensata. Tornando a San Giovanni Paolo II, nel Redemptor Omnis 10, afferma che l'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio e se non vi partecipa vivamente. L'amorevolezza allora viene prima, perché anche noi siamo immagine del Dio amore. Siamo fatti in modo che è il cuore a guidare la nostra intelligenza, costituendo così il motore della nostra vita spirituale. Concludo, perché sennò temo che andiamo. Più di... Okay. Cioè, finiamo. Riattingendo alla sapienza di Don Bosco, no? Il cui consiglio diretto e senza giri di parola all'educatore è: studia di farti amare. Cioè quando i suoi educatori gli chiedevano ma cosa dobbiamo fare con questi ragazzi? Perché poi si sa che quando si arriva all'età dell'adolescenza, che alcuni nostri amici genitori con figli più grandi hanno ribattezzato adolescenza, perché i figli proprio ti scappano di mano e fanno cose assurde, Don Bosco, con così tanta chiarezza, fermezza e anche umiltà, dice: studia di farti amare. Perché? Perché solo se ti ameranno ti ascolteranno. Anche se arriveranno i momenti inevitabili, perché poi la persona deve prendere i suoi spazi, no? È fisiologico, deve prendere i suoi spazi per formare il proprio carattere, per
cioè anche per non darti soddisfazione come genitore, insomma ci sta tutta questa, però noi abbiamo visto anche accompagnando un po' varie persone con figli più grandi, ascoltando testimonianze, che nonostante la tempesta dell'adolescenza, i figli che tornano sono quelli che a casa si sono sentiti veramente amati. Sono quelli che a casa hanno ricevuto quelle basi solide che, con le quali sono entrati in attrito, hanno avuto i loro giri di però non si sono lasciati andare poi con le prime correnti e con i primi venti. Sono quelli che hanno saputo poi riconoscere nel genitore veramente la guida, l'amico, proprio la casa. È difficile separare la fede dalle relazioni. Senza affezioni è inutile il ministero dell'educatore, questa è un'altra cosa che diceva Don Bosco, quindi anche quella del genitore. Per questo bisogna puntare a guadagnare il cuore, questa era un'altra frase di Don Bosco, puntare a guadagnare il cuore. E qui non so se Robert ci vuole dire... Chiudiamo con guadagnare il cuore, poi riprendiamo con le altre tre.